Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con il video, proprio quello effettivo di oggi, dobbiamo fare una cosa importantissima, ragazzi. Dobbiamo estrarre il vincitore o la vincitrice del giveaway. Ho visto che la cosa vi è piaciuta e mi fa un sacco piacere, avete partecipato in tantissimi. E oggi appunto dovrò estrarre il vincitore perché avevate tempo fino a ieri per poter partecipare, oggi si andrà ad estrarre. Quindi facciamo subito questa cosa, così tutti quelli che perderanno poi saranno presi male e incazzati con me, non guarderanno questo video. Quindi andiamo! Eccoci qua, allora questo è il sito che utilizzerò. Dovrò andare a inserire il link del video che contiene il giveaway, appunto, che è questo qui. Quindi lo copiamo e lo incolliamo. Via. Ok, abbiamo 784 commenti validi. Benissimo. Direi che a questo punto siamo pronti. Non ci rimane altro che startare e vedere chi ha vinto questo giveaway. Ci siamo, raga? 3, 2, 1. Oh. E il vincitore è Dreaming of Five Rings. Complimenti, sei il vincitore o la vincitrice di questo giveaway. Dunque, siccome questa persona ha sul suo canale le iscrizioni pubbliche, possiamo già controllare se abbia effettivamente rispettato le regole di essere iscritto al mio canale, quello di Happiness Boutique. Controlliamo. Perfetto, qui c'è il canale di Happiness Boutique, quindi è iscritta al canale di Happiness Boutique, una regola è stata rispettata, cerchiamo me adesso. Eccomi qui, sì, ci sono anch'io, quindi perfetto, queste regole sono state rispettate. Quindi complimentissimi al vincitore o alla vincitrice, non ho capito il tuo sesso, perdonami, di questo giveaway. Cosa dovrai fare adesso? Dovrai contattare me, su Instagram, in modo tale che potremo verificare, insomma, che tu abbia seguito anche il resto delle regole. Quindi per YouTube siamo a posto, ma verifichiamo che anche le regole riguardanti Instagram siano state rispettate e niente, poi ti dirò insomma cosa dovrai fare. Avrai 48 ore di tempo per potermi contattare. Se entro 48 ore di tempo io non riceverò nessuna notizia dal vincitore, farò logicamente un'altra estrazione, che verrà fatta tra l'altro anche se per caso questa persona non ha rispettato alcune regole, perché logicamente dovrà, ahimè, essere squalificata e verrà fatta un'altra estrazione. Comunque, complimenti ancora. Per ora passiamo a noi. Il video di oggi, come avrete letto dal titolo, è 5 cose strane di me che non sapevate. Perché? Perché su Instagram abbiamo parlato un po' insieme per decidere quali nuovi format avrei potuto portare e una persona appunto aveva proposto questo video di cose che non sapevate di me, e siccome io in realtà qualche anno fa avevo già fatto questo video, se volete ve lo lascio qui nella i, ho detto perché non fare una parte 2 di quel video, visto che comunque mi era piaciuto molto. Mi avete detto tutti sì fallo, il sondaggio è andato da Dio, quindi eccoci qui per fare questo video. Partiamo dalla prima cosa, che non so bere. Sì raga, cioè non c'è molto da dire in realtà, non so bere. Questa è una cosa che tra l'altro devo spiegarvi da una vita e vabbè, dopo anni sono qui a spiegarvi finalmente questa cosa. Cosa vuol dire che io non so bere? Vuol dire che ogni volta che io bevo da un bicchiere solitamente, ma in realtà a volte capita anche con le bottiglie, quindi il mio è un problema in generale, l'acqua va ovunque tranne che nel mio esofago, cioè praticamente proprio mi lavo, mi sbrodolo, faccio un casino assurdo, perché non lo so, a quanto pare durante la mia crescita, quando c'è quello step in cui devi imparare a bere, e io non so cosa stessi facendo, ero distratta a guardare le farfalle, non lo so raga, veramente, perché io questa cosa proprio non l'ho mai imparata. Quindi ora vi posso spiegare finalmente perché infatti io bevo sempre dai bicchieri, quelli di plastica, di che ha questi, aspettate, ce li ho qua. Questi, voi nei mukbang, nei what I eat in a day, insomma in tutti quei video in cui sono a tavola a mangiare, mi vedete sempre bere da questi bicchieri, che sono quelli di Ikea, di plastica per bambini. Perché? I motivi sono due. Il primo motivo è che appunto, avendo questa difficoltà a bere, da un bicchiere di vetro faccio ancora più fatica, raga. Cioè, lo so, è imbarazzante. Faccio molta più fatica e quindi avevo comprato questi. In realtà li ho comprati anche per un altro motivo. Già quando vivevo con i miei ero abituata a bere da un bicchiere di plastica e questa cosa l'ho presa da mia madre, perché anche lei beve da un bicchiere di plastica così, ovviamente sempre di questi riutilizzabili, perché sia io che lei abbiamo un disagio nei confronti del vetro, più che altro in inverno, in estate non tanto. Siccome io e lei soffriamo veramente tantissimo il freddo, ma raga, tipo che io sotto i 40 gradi, cioè ho freddo, cioè sono un rettile, sono una salamandra, ecco, quindi diciamo che bere in inverno da un bicchiere di vetro freddo è per me un disagio allucinante, mentre la plastica rimane comunque un po' più caldina e mi riesco meglio, ecco, insomma, non giudicatemi. Ah, e sì, in inverno a volte capita che io beva l'acqua scaldata al microonde, perché già quella temperatura ambiente per me è troppo fredda. Ok, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. La seconda cosa che, oddio, non so se definirla strana, diciamo che non sapete di me e basta, è che quando ero più piccola,
ho dato la mia voce per una pubblicità che andava in televisione, insomma, sui canali principali, Italia 1, eccetera. Io adesso non mi ricordo bene la marca dell'azienda, se non sbaglio era Lelli Amici per il Peluche. Lelli era? Non sono sicura del nome, comunque una roba del genere. E quindi sì, praticamente quando partiva questo spot si sentiva una voce di una bambina che diceva Lelli Amici per il Peluche. Ecco, quella bambina ero io. E tra l'altro questa azienda, che appunto produceva peluche, come avrete immaginato, aveva fatto questo peluche, questo orsetto, che parlava in inglese e in italiano, serviva insomma per insegnare un po' l'inglese ai bambini, e quindi aveva dei pulsantini nelle zampe che se schiacciavi ti diceva tipo 1, 1, 2, 2, 3, 3, cose del genere, e un po' di frasi. Ecco, anche in quel caso la voce in quel peluche è la mia, che è stata poi anche modificata per adattarla più a un peluche, insomma. Non si capiva proprio che era la mia, insomma, però ecco, questa è... Quando io sono stata una VIP, ragazzi, proprio una VIP, wow! La terza cosa, in realtà non so se ve ne ho già accennato in qualche video, raga, io non mi ricordo, perché vi ho parlato di talmente tante cose che non me le ricordo tutte. Però, ecco, ho avuto una gravidanza empatica. Cosa significa? No, non sono stata incinta, non ho mai avuto nulla di tutto ciò. Però ho avuto questa gravidanza empatica. Allora, quando mia sorella era incinta della mia nipotina Viola, è successo che per tutti i 9 mesi di gravidanza, lei è stata da Dio, raga. Da Dio, non ha avuto un sintomo, un problema, ma zero, proprio, cioè, tutta tranquilla e serena, ma tutti i sintomi della gravidanza li ho avuti io. Sì, raga, so che può sembrare assurdo, ma è successo ed è stata tra l'altro una cosa bruttissima. Cioè, io veramente, raga, cioè, la gravidanza è una cosa veramente dura da sopportare, ma poi 9 mesi così, io stavo impazzendo. Vi dico nel dettaglio che cosa è successo. Praticamente, innanzitutto, esiste veramente la gravidanza empatica, io non lo sapevo, però appunto poi andando a cercare che cavolo stava succedendo, ho scoperto che esiste, e appunto si chiama gravidanza empatica, ed è quando qualcun altro vive i sintomi della gravidanza e la persona incinta invece non li ha, perché è come se li passasse proprio questa persona. Assurdo, raga, assurdo. E di solito però succede tra il papà del bambino e la mamma del bambino, invece in questo caso è successo tra 2 sorelle. Vabbè, praticamente cosa ho provato durante questi 9 mesi terribili? Ho totalmente cambiato la percezione dei sapori e degli odori. Non tolleravo più alcuni odori, tipo quello della sigaretta, raga. Io veramente non riuscivo a sopportare l'odore della sigaretta, che tuttora non lo sopporto, ma perché ormai non sono più abituata a sentire l'odore del fumo. Una volta ero molto più abituata, non mi dava fastidio. In quel periodo, raga, cioè, se qualcuno mi fumava vicino, scleravo, non ce la facevo, mi dava troppo fastidio. E poi era cambiata la percezione dei sapori. Infatti, raga, io non riuscivo più a mangiare la carne. Quando sono stata vegetariana io nella mia vita, lo sono stata perché tutto è iniziato da questa cosa, raga, perché io non riuscivo più a mangiare la carne. Ma vi giuro che quando ci provavo, in bocca sentivo proprio un sapore di marcio, qualcosa che si stava decomponendo, che poi, oddio, cioè, è un corpo morto, quindi insomma non è che ci andasse tanto lontano. Però appunto di punto in bianco ho iniziato a percepire proprio questo sapore, cioè era una roba immangiabile per me la carne, ma qualsiasi tipo di carne, ragazzi, cioè una cosa proprio che mi veniva da vomitare. E tra l'altro io lavoravo in un pub dove facevamo hamburger, cose del genere, e quando dovevo portare l'hamburger al tavolo, quindi lo avevo così, e mi arrivava l'odore, raga, stavo malissimo, perché anche l'odore della carne mi faceva star male, ma mi veniva proprio da vomitare, una cosa allucinante. Un'altra cosa che succedeva, ed è stata penso la cosa peggiore in assoluto, raga, gli sbalzi di umore. Allora, io sono Cancro, quindi sono abituata ad avere gli sbalzi di umore, ma gli sbalzi di umore che ti vengono quando sei in gravidanza sono una cosa, cioè, ingestibile. La psichiatria, ragazzi, ma cioè, rinchiudetemi. E non riuscivo proprio a trattenermi, cioè, magari stavo bene, ero tranquilla, poi improvvisamente mi prendeva questa tristezza, questa voglia di piangere, proprio stavo male che non riuscivo a trattenermi. Il problema qual era? Che se succedeva quando ero a casa, ok, ma quando succedeva che ero ad esempio al lavoro, capite che era un po' un disagio. Infatti io per fortuna lavoravo in questo pub che era a 2 piani, e il piano superiore però comunque rimaneva sempre chiuso, a meno che non ci fosse proprio tantissima gente. Quindi per fortuna io, quando vedevo che mi veniva questa cosa e stavo per piangere, scappavo nel piano superiore dove non c'era nessuno, piangevo, e poi quando stavo bene riscendevo. Cioè, ci rendiamo conto? Fatto sta che appunto ho fatto 9 mesi così, e avevo quasi paura a un certo punto di partorire io al posto suo. Ho detto: ti prego, almeno quello fallo tu. Però dovete sapere che mia sorella non ha partorito nel giorno che le avevano indicato, ha partorito un po' dopo. Il giorno prima che lei partorisse io le ho detto: guarda che domani partorisci. E quando mi ha detto perché, perché, cioè, come fai a sapere, ho detto: perché ho le contrazioni. Io, raga, ho avuto le contrazioni il giorno prima del suo parto, e era una cosa terribile. Cioè, immaginate i dolori che avete quando avete il ciclo, voi donne che potete immaginarlo, ma moltiplicati alle
all'ennesima potenza, era una cosa, cioè, devastante. E anche lì, logicamente, io lavoravo quel giorno e io mi ricordo che dovevo mollare tutto quello che stavo facendo, mi attaccavo al bancone e proprio soffrivo per quei minuti che duravano le contrazioni e poi mi passava. Cioè, raga, una cosa veramente che chi non ha vissuto quei giorni con me probabilmente non ci crederà, ma è stato veramente terribile. Vabbè, arriviamo alla quarta e penultima cosa, che è: ho una dipendenza dai limoni. Allora, questa cosa non è sempre esistita in me, si è sviluppata negli ultimi anni e ho notato che io proprio, cioè, ho un problema con i limoni. Innanzitutto li mangio come se fossero un frutto, cioè, che oddio, sono un frutto, però nel senso li mangio come se fossero dei mandarini, anzi no, perché non è che li sbuccio e li mangio, me li mangio proprio a morsi, buccia compresa, cioè proprio, so che sono super aspri e quindi probabilmente alcuni di voi immaginare questa scena faranno... Però a me piacciono da impazzire, cioè mi piacciono! E poi metto il limone ovunque. E questo è il vero problema. L'altro giorno vi ho pubblicato una storia dove vi facevo vedere che stavo spremendo il limone sulla pasta. Cioè, le persone normali mettono il formaggio grattugiato, io metto il limone. E niente, non so perché questa cosa. Poteva andarmi peggio, potevo avere delle dipendenze per cose peggiori. Ecco, i limoni, tutto sommato, ci possono stare. Arriviamo ora alla quinta e ultima cosa. L'ho lasciata per ultima perché secondo me è la cosa che potrebbe interessarvi di più. Che nella mia vita ho fatto e faccio, poi vi spiego meglio, dei sogni premonitori. Allora, mi è capitato per un periodo della mia vita, un periodo specifico, che quasi ogni notte io sognavo cose che poi effettivamente si avveravano. A volte erano proprio sogni e quindi quello che sognavo poi si avverava, a volte erano visioni, perché io, raga, pratico meditazione, lo faccio sempre e lo faccio ormai da anni. Ovviamente anche in quel periodo facevo meditazione. E può capitare a volte, quando fai meditazione, che vedi delle cose. Ecco, io in quel periodo vedevo delle cose che erano proprio dei... cioè, come se fossero dei segnali, dei segni di cose che poi sarebbero avvenute in futuro. Che poi poteva essere un futuro anche molto prossimo, nel senso che magari mi svegliavo e quella cosa succedeva nell'arco della giornata, magari succedeva due giorni dopo, un mese dopo, però ecco, comunque succedeva. E la cosa all'inizio appunto mi lasciava un po' perplessa, perché dicevo, aspetta, una volta può essere una coincidenza, due volte, tre volte c'è qualcosa di strano. Vi faccio alcuni esempi. Oddio, in realtà vi faccio un esempio più sulle visioni, perché sui sogni spesso sognavo cose che riguardavano altre persone, quindi non mi metterò qui a parlarvi di cose che riguardano altre persone, non me, perché sì, di solito quando avevo queste cose riguardavano sempre gli altri, raramente me, e quando riguardavano me erano sempre delle cazzacce, cioè cose proprio superflue, che dice, vabbè, che cavolo me ne frega saperlo prima, no? E invece con gli altri, diciamo che erano sempre cose a volte anche abbastanza pesantine, nel senso richieste di aiuto, e proprio mi stanno chiamando, scusate. Pronto? Salve, salve. Oh, stavo registrando un video, così, insomma, solite cose, solita routine. Perdonatemi, comunque dicevo, appunto, vi faccio un esempio di un sogno e un esempio di una visione, e per il sogno rimango in generale, senza entrare nello specifico, così non metto di mezzo persone, insomma, che magari non vogliono che io parli dei cavoli loro. Praticamente una notte ho sognato una persona che mi chiedeva aiuto per una situazione specifica, e qualche tempo dopo, all'incirca un mesetto dopo, questa persona mi ha contattato per chiedermi quel tipo d'aiuto su quella situazione specifica. E considerate che io questa persona non l'avevo mai vista in vita mia, non ci avevo mai parlato, mai vista dal vivo, non sapevo neanche che faccia avesse, per dire. Sapevo soltanto chi era, ok? E quando effettivamente è successa questa cosa, cioè, io sono un po' morta dentro, perché ho detto, Dio, ma cioè, io questa cosa l'ho sognata. Per quanto riguarda le visioni invece, una volta ho visto praticamente del fuoco, ma non era del fuoco e basta, era proprio qualcosa che andava a fuoco. E infatti io non capivo perché durante una meditazione dovessi vedere qualcosa che andava a fuoco, cioè di solito, insomma, è tutto molto abbastanza rilassante e carino, no? Il più delle volte. Il giorno stesso vado a lavorare, la sera, e mentre stavo entrando nel parcheggio con la macchina vedo i pompieri e dico, ma perché ci sono i pompieri, no? Cioè, talmente sveglia che non avevo neanche collegato la cosa, ci sono dei pompieri, secondo te cosa è successo? Vabbè, niente, entro nel giardino del locale e appunto dico, ma raga, ma cosa è successo, perché ci sono i pompieri? E loro mi dicono, perché ha preso fuoco il locale. E io tipo, what? Io vi giuro che, cioè, tipo, non ci credevo, nonostante ci fossero i pompieri lì e vedessi che c'era tutto fumo, cose, eccetera, dicevano, no, mi state prendendo in giro. Loro mi dicevano, cioè, ma secondo te, nel senso, non è che così, cioè, non
sbagliavamo, abbiamo chiamato i pompieri. E quindi cioè, poi ho collegato le due cose, ho detto ok. E vabbè, ora non sto qua a farvi altri esempi, se no non finiamo più. Comunque, ecco, succedeva spesso, è stato proprio un periodo specifico, un periodo in cui avevo lavorato tantissimo sulla mia parte spirituale, quindi probabilmente avevo sbloccato qualcosa, non lo so. Adesso capita ancora, ma raramente, nel senso magari succede quella volta e poi fine. Il problema è che quando faccio questi sogni, io non so che sono effettivamente sogni premonitori finché quella cosa non accade. E quindi ecco, mi piacerebbe, non so, riuscire a capire quando sogno, se quel sogno è un sogno basta o è un sogno che effettivamente sta annunciandomi qualcosa. Niente, fine raga, io spero di non avervi sconvolto particolarmente. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate in generale e cosa ne pensate del format, se vi piace. Giunti a questo punto, io direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, ce l'ho, hashtag te non stai bene. No, no, no raga, perché lo so, avete ragione a dirmelo, quindi hashtag te non stai bene, scrivetelo qui sotto nei commenti. Comunque vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.